Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Sono contento della risposta che mi avete dato ieri per quanto riguarda la scuola di falegnameria, vi ringrazio di cuore, vedo che praticamente tutti avete capito il problema. Detto questo, siamo qua di noi insieme perché? Perché dobbiamo andare a finire l'armadia muro, quindi oggi andremo a mettere il pezzo di soffitto mancante e andremo avanti con la costruzione del fianco. Quindi io direi di non perdere altro tempo e di andare a vedere il video di oggi. Eccoci nel nostro armadio a muro. Come potete notare, ragazzi, ho tagliato il vecchio contatore, poi andremo a garzare e a stuccare del tutto, perché poi dobbiamo andare a mettere un piano che andrà a coprire, diciamo, questa parte di contatore. Quindi abbiamo tagliato la cornice e abbiamo levato lo sportello, poi andremo a rifinire il muro. Ora però, prima cosa che dobbiamo andare a fare, innanzitutto avevano lasciato in sospeso il pezzo di soffitto, ho tagliato il pezzo di misura, diamo un po' di colla e lo andiamo a incollare. Il nostro soffitto correttamente montato, l'aggiunta in mezzo poi verrà nascosta dal fianco. Ora devo andare a prepararmi il fianco, essendo che sopra, ragazzi, da filo muro a filo esterno del mio telaio ho circa 71,5, mentre sotto ho poco meno di 70,5. Cosa faccio io, ragazzi? Tengo il punto più largo sopra, 71,5, e faccio un fianco da 72 di profondità, dopodiché 72 ovviamente con la fascetta, dopodiché farò il fianco di misura 72 più largo, ovviamente per l'altezza interna del mio telaio 2,26,5, dopodiché fisserò i listelli sulla mia base e sul mio cappello dell'armadio, infilerò il fianco, marcherò dal di dietro quanto dovrò levare per arrivare perfettamente a filo sia sotto che sopra e andrò a rifilare il dietro del mio fianco. Ovviamente noi lasciamo sempre 2,5 di dietro per fare possibilità poi di fissare il listello a muro, in questo caso lasciamo un paio di centimetri in più perché quando poi andremo a rifilare il fianco avremo comunque i 2,5 centimetri necessari per fissare poi il listello al muro. Quindi andiamo e prepariamo il fianco. Eccoci qua, non vi ho annoiato. Vedete, abbiamo fatto il fianco 4 cm sottomesso per la profondità e ovviamente 2,5 centimetri più scarso in altezza. Ora andiamo e iniziamo a fissare sia a soffitto che sulla base, a pavimento, i due listelli che poi accoglieranno il nostro fianco. Quindi diamo una riga di colla. Ovviamente abbiamo tracciato il fianco fino in fondo, questa è la misura corretta di dove andrà il mio fianco. Quindi posiziono il mio listello, metto sempre uno spessore da 1 cm perché poi il mio MDF è sempre 1 cm, mi tengo preciso, controllo anche con una squadra che sia in squadra, siamo perfetti, vado e me lo fisso con dei chiodini. Controlliamo un attimo perché facendo tutto in diretta può succedere anche che mi si muova. Andiamo e lo fissiamo completamente.
Ripetiamo l'operazione anche sul soffitto del nostro armadio a mu. Ovviamente mettere quello superiore è molto più complicato. Puntiamo con due chiodi. Controlliamo la squadra. Siamo perfetti, andiamo e lo fissiamo. Ora andiamo e infiliamo il fianco per prendere le misure per rifilarlo. Ecco infilato il nostro fianco. Vedete che spunta rispetto alla base? E spunta sia sotto che sopra, ovviamente, ragazzi. Quindi ora cosa facciamo? Misuriamo quanto spunta rispetto alla mia base. Spunta 18 mm. Quindi dal punto sotto ho marcato 18 mm. Stessa cosa, misuro sopra e faccio la stessa cosa anche dal lato di sopra. Fatto questo, ho fissato il rigone con due morse e vado con la radiale a tagliarlo di misura. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo messo il nostro fianco. Ora poi lo metteremo preciso quando lo fisseremo a filo. Comunque siamo a posto sia sotto che ovviamente sopra. Quindi ora cosa facciamo? Tracciamo da un lato dove arriva il nostro fianco e andremo a fissare un pezzettino di listello in modo da tenerlo che non spanci per la lunghezza. Eccoci qua, abbiamo fissato con la sparachiodi il nostro fianco e l'abbiamo tenuto perfettamente a filo sia sopra che sotto. Ora il cliente qua dentro vuole due piani, quindi partiremo col primo piano a 1,50 m da sotto, fisseremo un listello da una parte e dall'altra del muro e poi ne metteremo un altro ovviamente sopra il contattore, ma questo io direi di non farlo neanche vedere perché sono due semplici piani. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo messo i piani, ovviamente abbiamo messo due listelli sotto perché il montante del nostro telaio della maglia muro non permetteva il sistema che avevamo utilizzato in precedenza, perché avendo questo montante qua la baionetta non poteva funzionare con listello, quindi avrei dovuto spessorare tutto il fianco e primo mi rubavo spazio e secondo era un lavoro non necessario, anche perché stiamo parlando di una mini dispensa. Ovviamente anche il nostro armadio a muro inizia a prendere forma, praticamente siamo quasi alla fine, dovremmo fare solo più gli
sportelli e poi siamo a posto. Quindi per questo video è tutto. Ricordati, se non hai ancora fatto, di iscriverti al canale per non perdere i prossimi tutorial. Siamo dietro a finire le librerie e tra non molto, direi settimana prossima, inizieremo anche la coloritura delle librerie. Quindi continua a seguirmi, ricordati di iscriverti. Se vuoi sostenere il canale, hai sempre le shop dove ti lascio il link poi in descrizione di questo video, dove puoi acquistare per Natale un pensierino dedicato per sponsorizzare il canale, per aiutare il canale a crescere. Se non lo fai è lo stesso, quindi a me è importante che tu sia sempre qui con me a seguirmi. Quindi per questo video è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Vi lascio con la sigla, un saluto da Diego. Ciao a tutti!